ti cercano! Una signora! Dov'è? È qui, con una bella macchina! Ciao! Allora, sei pronta? Ho paura. E di che cosa? Di dover tornare di nuovo qui. È difficile credere alle fate alla mia età. Non temere, Martina. Ci sarò sempre io a proteggerti. Mettiti qualcosa addosso. Andiamo. No. Piantala, Billy. Sono stanca. Non ho più voglia. Ti ho detto di smetterla, sciocco. Non insistere, Billy. Fermo, stai fermo. Non possiamo ora. Spugna. Bevi, dolce spugna. Shakespeare, essere o non essere, Billy? Ma che fai? Sei rimasto ancora a queste cazzate qua? Sei ancora al dilemma dell'essere uno. Per diventare famosi non basta essere bravi, sai. Ci vuole altro. Ci vuole fortuna. Fortuna. Non basta leggere il grande Shakespeare. Grazie di essere venuta. Mi dispiace, Lea. Mi dispiace. Proprio una brutta disgrazia. Povero zio. Giorgio. Grazie. Salve, Alessander. Come va? Signor Giorgio, sono ancora sconvolto. Sì, la capisco. Certamente una brutta disgrazia. Povero signor Dominici.
Era necessario venire in questo albergo vuoto? Certo, apparteneva al vecchio. Ah. Senti, chi è quel bacone là? Ah, sì, questa è l'ultima. Capisco. Però il vecchio era di bocca buona. Lei ha appetito, vero? È tutta per lei. Oh, il piattino. Ecco. Perfetto. Ed Elena? Non la vedo. Chi ha notizie di mia cugina? Eccola. Ciao, Lea. Povero zio. Ah, questa è Martina. Ciao. Ciao. Su, venite. Accomodatevi. Ciao, Billy. Ciao, Martina. È da molto che non ci vediamo. Ti trovo bene, sai? Bevi e champagne. È deliziosa, Billy. Grazie per avermela presentata. La voglio solo per me. Lasciamela. È tua? Se questo è il mondo che non conoscevo, questo è il mio mondo e sono felice d'esserci. Felice d'essere circondata da gente così diversa. Te ne sarò grata per sempre. Com'è lontano ora il tempo del Luna Park, il mio carrozzone, la vita da nomade. Domani ti comprerò altri vestiti. Lilly! Lilly! Eccomi, Max. Ti aspettavo. Lo so. Come a Parigi? Sì. Come quella volta a Roma? Sì, tesoro. Come a Londra? Sì, sì. Come tutte le volte che guardo le tue fotografie e mi viene una gran voglia di te. Lo so, Max. Lo so.
Mi hai fatto paura, Mike. Non hai sonno? No, non ho sonno. Essere arrivati così presto lo trovo inutile. Bastava essere qui 2 ore prima del funerale. E invece no. Sicuramente Lea l'ha fatto per rivedere Giorgio. Dormire. Che cosa vuoi? Vattene. Sono stanca. Stasera l'amore l'ho già fatto. E poi con te non lo faccio. Lo sai, no? Allora, perché mi hai voluto qui? Desideravo rivederti. E questa mi sembrava l'occasione più giusta. Ma forse ho sbagliato ancora una volta. Mio povero Giorgio, sei sempre una nullità. Ma sono sempre tuo marito. Sì, purtroppo è vero. Solo che tu non hai mai voluto concedermi il divorzio. Senti, Giorgio, non devi farti illusioni. I soldi del vecchio me li prendo e me li godo solo io. Non ti piace questo discorso, vero, povero Giorgio? Vai pure dalla tua bella, vai! Tu non hai mai capito niente. Senta, Alexander, non ha visto per caso Luisa stamattina? Sì, signore. È uscita molto presto. Mi pare di averla vista entrare nel bungalow. Ah, un'altra cosa. Com'è morto il vecchio? Veramente io non so dirle molto. È uscito fuori strada ad una curva. Forse ha avuto un malore. Così almeno ha detto la polizia. Ultimamente soffriva di improvvisi annebbiamenti. Ancora una cosa, Alexander. Lei quando l'ha visto l'ultima volta?
L'ultima volta io l'ho visto ieri all'obitorio. Allora, Lilly, che cosa hai fatto questa notte? Quello che hai fatto tu. Io tante volte mi domando perché sto ancora con te. Perché sono una bella donna, perché non sei capace di prendere nessuna decisione importante. Perché non vivi, vegeti. Tu. Cosa fai tu qui? Volevo rivedere tutto questo, questa stanza ancora una volta. Dopo il funerale, domani, cambieranno tutto qui. Lui era molto buono, così gentile, così generoso. Finiscila, Luisa! Basta, per Dio! La devi smettere! Devi ragionare! Devi renderti conto che tutto è finito adesso! Mi fai male! Devi dimenticare, hai capito? Questa è una stanza come tutte le altre quando avranno tolto quella roba! Il vecchio è morto, lo vuoi capire? È morto! No! No, lasciami! Ti farò dimenticare io tutte queste stronzate, vedo è? Che ti succede? Niente. Niente. Ti voglio. Non si interrompe l'amore. Stupida. Non lo sai che il sesso è pericoloso? No, ma possiamo sempre ricominciare.
A che ora c'è il funerale? Ti prego, voglio andare via, Gino. Non mi importa più niente. Non voglio restare qui. Domani ce ne andremo. Non mi va di pensare a niente. Dormi con me stanotte. Proprio così, Lea, com'è vero, com'è vero. Non te ne frega niente nemmeno a te, Elena, non è così? Ne hai approfittato per stare con la tua nuova amichetta. Piantala, Lea. Certo, lo zio non avrebbe mai immaginato questo tipo di partecipazione al suo funerale. Ora basta! Basta! Tutti si sono dati da fare. E anche tu. Sì.
Abbiamo organizzato una strana veglia funebre di dolore e di sesso. Di dolore e di sesso. Oh, Giorgio, a modo mio volevo bene allo zio, lo sai, gli volevo bene. Il vecchio amava molto il teatro. Sicuramente mi avrebbe finanziato lo spettacolo. Io gli volevo bene. Il denaro. Il denaro. È inutile fingere. Il denaro che ci pioverà dal cielo cambierà di certo molte cose. Cambierò finalmente questa vita fatta di pose del cazzo. Non è vero, Max? Max! Non è vero, Max? Avete resistito fin troppo con la faccia di circostanza. Scommetto che ieri notte avete scopato con le lacrime agli occhi. Io no. Dai, Max. Sì, Max, fotografami, sono tutta tua. Ecco così. Adesso fotografa anche questo. Ancora dai. Morire per un adulterio? No. Anche lo scricciolo lo commette e il moscerino dorato si abbandona alla lussuria davanti ai miei occhi. E allora lasciate fiorire l'accoppiamento dei sessi! Vai, 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 vai. Che vuoi? Io so chi è. Sono il commissario D'Antoni. Abbiamo mandato il corpo all'obitorio per sottoporlo all'autopsia. Noi restiamo qua. Stasera mandateci il cambio. Chiudo. Anche questa adesso non ci voleva. Non solo lei è stata uccisa, ma anche quella dello zio non è stata una disgrazia.
Ucciso? Assassinato. Questo è stato il referto dell'autopsia. Chissà per quanto tempo resteremo qua. Lo deciderà il procuratore. Sì? Cosa c'è? No. No, non è possibile. Non si può uscire. Bisogna avere pazienza. Ah, che strazio. Era Billy. Voleva andare in città. È proprio un artista svagato. Se fosse Billy... No, Max. Billy è l'unico ad averci perso in questa disgrazia. Lo zio gli aveva promesso di aiutarlo nella sua carriera. Per questo ora si è aggrappato a Lea e a me. Per ricordarci di mantenere la promessa del vecchio. Perché ieri sera eri nella camera del vecchio? Me l'hai già chiesto un sacco di volte, Gino. Volevo solo rivedere le sue cose, nient'altro. Un attimo di debolezza. Ma ora tutto è passato. Non vedrete più lo zio né Lea. Ci sarò io con voi, come una volta. E ora ci sono io. Io e voi. Troveremo gli stalloni più forti per te, Almina. E anche per te, Stella. E poi ci scambieremo le nostre impressioni. Ci diremo tutto. Senti, Elena, chi può aver ucciso Lea? Ma perché continui a chiedermelo? Non insistere. Io ne so quanto te, nulla di più. Non hai proprio altro da dirmi? Chi devo ringraziare, i cavalli?
Guardavo mentre dormivi. Povera Lea, è stato terribile. Non meritava certo quella fine orrenda. Mi piaceva quella sua gran voglia di vivere. A te dispiace? Sì, certo. È stato qualcuno di noi? Probabilmente sì. Ho paura, Billy. Non serve niente avere paura, Martina. Voglio andar via. Vedrai che questa storia finirà presto. E allora ce ne andremo via tutti. Non avresti mai dovuto farmela conoscere. Non posso più restare qui. È stata una brutta esperienza. Lo champagne, il profumo, i vestiti, Elena. Non lasciarmi sola. Aiutami. Basta così. Non ci provare più, brutto coglione. Conosciamo fin troppo bene che tipo è Mike. Vieni via. Perché? Che tipo sono io? Sono uno che si è rotto. Mi avete rotto tutti. Sono stufo di tutti voi e di questa specie di galera. Io ho chiuso. Me ne vado. E tante condoglianze, eh?
Perché mi guarda tanto, commissario? Ah, va bene, ho capito. Ma... come non detto? Pazienza. Rientriamo. Vabbè. Ma perché hai aspettato tanto? Abbiamo perso tempo. Quando ci siamo conosciuti a Luna Park, speravo di vederti tutti i giorni. Ma poi tu sei sparito. E un bel giorno ricompari con Elena. E da allora le cose sono cambiate. Ora non sparirò più. E cosa faremo adesso? Beh, adesso bisogna solo aspettare. Piuttosto bisogna chiamare subito la polizia. È meglio aspettare. E stiamo attenti perché ci siamo tutti dentro fin qui. Credo di poterci arrivare da solo, alla verità. E basta un po' di tempo per sviluppare alcune foto. E allora saprò chi è l'assassino. Solo 10 minuti e nella foto insieme a Elena avremo... anche il suo assassino. Tra poco finirà quest'incubo. Dove vai? In camera. Solo 10 minuti. Un'eternità. Sono stufa di correre. Cosa fai, Giorgio? Lea!
il tuo promesso sposo registra tutto. Vuoi sposare uno che già ti sorveglia? Eh sì, i vostri segreti mi interessano. Ascoltami, Giorgio. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Voglio che tu te lo ricordi. Devi ricordartelo anche quando mi avrai lasciata, perché se ci lasceremo sarai tu a volerlo. A proposito, lo sai, Giorgio, che lo zio ha una figlia? Me l'ho confidato ieri. E il suo desiderio ora è di ritrovarla. Il vecchio aveva una figlia? Chi è? Non lo so. Ecco qua. In 10 minuti vi ho dato l'assassino. Ma cosa dici? Tu stai scherzando. Hai detto bene, Luisa. Questo è uno scherzo. Non c'era niente da sviluppare. Ma tu ti sei preoccupata un po' troppo, mi sembra. Ma no, io volevo solo sapere per prima chi aveva ucciso il vecchio. Tu, Luisa. Così come hai ucciso Lea e poi Elena. Ma cosa stai dicendo? Me l'hai confidato proprio tu, che il patrimonio del vecchio era diviso fra te e le due nipoti. Ecco perché le hai uccise. Per essere soltanto tu l'unica padrona. Però non mi avevi detto che il vecchio in un secondo tempo aveva ritrovato sua figlia Martine e l'aveva riconosciuta. Martine, sua figlia? Ma cosa stai dicendo? Sì, Martine. Eccola. Ma non c'era bisogno di uccidere anche lei. Bastava distruggere questi documenti. Ed è per questo che sei entrata nella camera del vecchio. No, no, non è vero. No, io non ho fatto niente. No, 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 non ho ucciso nessuno. Io, no, lasciatemi. Non sono stata io. No, no, no. Non è vero niente. No, lasciatemi andare. Per fortuna questa storia è finita. Adesso possiamo pensare a noi. Scusi, posso chiedere a lei un'informazione? Dovrei parlare con la signorina Margherita. Mi sta aspettando. Ma non c'è nessuno, signore. La signorina Margherita, come il resto del personale, ha lasciato l'albergo dopo la morte del proprietario. Mi sembra strano che sia partita. Mi ha dato appuntamento qui, mi ha telefonato da qui. Ma siete proprio sicure che siano partiti tutti? Ma perché non va a controllare? È inutile. La sua camera è chiusa da quando lei è partita. Non costa niente andare a vedere. Sono sicuro che la signorina Margherita è qui. Se lei insiste, possiamo andare in camera sua. Camera numero 114. Chi è questa Margherita? La guardarobiera dell'albergo. Sapeva? Sì, l'ha confidato a me. Lei avrebbe dovuto essere complice dell'assassino, ma ha avuto un ripensamento. Un attimo di orrore per quello che stava facendo. Cercò di dissuaderlo, ma inutilmente. Allora mi telefonò per dirmi che l'assassino era qui.
Billy. Allora? Shakespeare. Personaggi e interpreti. Macbeth. Io. Lady Macbeth. Margherita. Re Duncan. Lo zio. Pagina 427. Grazie di aver rintracciato Martine. A lei andrà tutta la mia fortuna. E la mia compagnia. Il mio teatro. Ho altro a cui pensare. Ora ho mia figlia. Tua figlia sarà mia!